Vi siete iscritti in Pronto? 399 a questo webinar e state entrando numerosi. Io vi do il benvenuto alla nostra giornata del corso E4Job PA, Introduzione alla cultura digitale, e vi presento diciamo il programma di questa giornata che prelude all'avvio di un'attività di assessment e di formazione che AICA, Umana, Agid e Formez PA hanno organizzato per rafforzare le competenze digitali nella pubblica amministrazione. Questo tema, come sapete, è un tema che ci fa stare assolutamente allineati con quello che appunto si vuole portare avanti con il PNRR, quindi il rafforzamento delle competenze digitali, in particolare nella pubblica amministrazione, oltre che nei cittadini, e assolutamente la collaborazione con tra Formez, Agid, AICA e Umana per questo evento formativo ha dato come risultato, diciamo, il percorso che vi presentiamo oggi. Questo è il primo di tre webinar che accompagneranno gli iscritti al percorso di assessment e poi di formazione. Ci sarà poi un webinar intermedio e un webinar finale. C'è stata già una prima edizione di 4Job PA, sempre realizzata, diciamo, dagli stessi soggetti, è stato un corso pilota, era destinato a più o meno 100 persone. Di quei risultati ci siamo avvantaggiati per riprogrammare e riformulare in maniera molto più aderente a quelli che sono stati i vostri suggerimenti il percorso che oggi vi presentiamo. Io non toglierei molto tempo perché abbiamo una scaletta ricca di interventi, come avete potuto vedere dalla pagina di Eventi PA, quindi vi introduco subito per i saluti Francesco Tortorelli, dirigente di Agid della Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza. Ecco Grazie, Francesco, io se provi a parlare stacco grazie, il microfono. buongiorno a tutti e diciamo io intervento volevo solo e sentitamente ringraziare diciamo, i fautori di questa iniziativa, quindi ringraziare l'AICA Umana, i colleghi di Formez PA e ovviamente i colleghi Agid. Diciamo, la cultura digitale è in questo momento storico importante per fare quei progressi diciamo, sociali di cui auspichiamo e di cui abbiamo bisogno. L'abbiamo ognuno di noi toccato con mano cosa è significato il digitale in questo periodo di pandemia, ma il digitale significa avere cultura digitale e quindi diciamo, queste iniziative diciamo, dal punto di vista di Agid è benvenuta. La pubblica amministrazione è al centro diciamo, dell'attività anche di cittadini e imprese, quindi una PA digitale diciamo, è fondamentale per poter anche stimolare nella società quelle competenze necessarie appunto per poter diciamo, vivere in questa civiltà moderna. Io quindi auguro diciamo, un buon prosieguo di questa giornata e ringrazio tutti quanti voi per la partecipazione all'ascolto. Buona giornata. Allora, grazie mille a Francesco Tortorelli. Chiedo se è in linea di collegarsi con al presidente di AICA, Giovanni Adorni. Sappiamo che si collegava da un cellulare, vediamo se riesce. Per i saluti abbiamo appunto Giovanni Adorni che prima si era collegato, intanto vedo che cominciate ad aumentare, sì, siete sempre di più, siamo arrivati a oltre 200 partecipanti. Allora, se Giovanni Adorni non si riesce a collegare, io do la parola a Rosa Maria Barrese di Agid che vi spiegherà appunto un po' il percorso appunto di assessment e formazione che andiamo ad avviare oggi. Rosa, ci sei? Ecco. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Vi racconterò, benvenuti, vi racconterò di questa esperienza che per noi è stata un'esperienza molto
ci ha appassionato molto e che ha messo tutti insieme questi partner, le persone che oggi vedete qui, insomma, al tavolo dei relatori, per mettere su, per inventare, per utilizzare un corso prodotto e realizzato da AICA e da Umana, che è stato messo a disposizione appunto della comunità dei responsabili della transizione digitale e dei loro uffici proprio per sviluppare questa per come dire, promuovere la cultura digitale. Ora, di background, questa iniziativa ha alcuni punti fermi che sono il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è un documento che viene prodotto dall'AGID e che dà alle amministrazioni le linee guida, le indicazioni strategiche su quelle che sono le scelte per l'informatizzazione, per la trasformazione digitale. Per l'appunto delle amministrazioni. Proprio là dove si parla di governo dell'innovazione, viene dato un ruolo fondamentale ai responsabili della transizione al digitale e si sottolinea anche l'importanza dell'acquisizione delle competenze digitali all'interno della PA. I responsabili della transizione digitale sono il motore di questo processo di formazione dei propri uffici, del personale dei propri uffici e naturalmente del personale di tutte le altre amministrazioni. Ed è questo il motivo per cui nei nostri contatti ci siamo rivolti in primo luogo ai responsabili della transizione digitale delle amministrazioni di cui fate parte. Naturalmente in background c'è anche una tradizione di AGID per la formazione ICT, una tradizione che io sono in AGID da 23 anni e esattamente 23 anni fa abbiamo cominciato con grandi, da un punto di vista numerico, iniziative di formazione proprio per il personale della PA. D'altra parte anche nello statuto, nelle funzioni di AGID, si parla appunto per l'appunto di formazione per i dipendenti della PA. In background c'è anche un'altra cosa importante, c'è la collaborazione continua, storica, dicevamo, con Formez PA e quindi insieme abbiamo lavorato in passato e a maggior ragione lavoriamo oggi per realizzare tante tante iniziative di formazione che vedete pubblicizzate anche su eventi PA e che vedete anche naturalmente sul sito di AGID. Infine il Covid-19 ha fatto sì che tutte le strutture sia private che pubbliche mettessero a disposizione delle risorse formative gratuite. E in questo contesto, quindi, AICA e Umana ci hanno proposto di mettere a disposizione degli RTD, dei loro uffici, appunto dei dipendenti della pubblica amministrazione, un proprio corso in e-learning di introduzione alla cultura digitale. Noi abbiamo accolto molto volentieri quest'offerta e naturalmente è un corso di introduzione alla cultura digitale, ma è un corso abbastanza complesso, che è anche ricco di risorse, che dà anche importanza alla valutazione, all'assessment delle competenze digitali. Quindi adesso vi racconteremo come è costruito questo corso e quali sono i passi che voi dovete fare e forse anche un po' le sfide che dovete affrontare per superare i vari momenti di valutazione. Abbiamo già fatto un corso pilota, ve lo diceva anche Patrizia Schifano, e dai risultati di questo corso appunto abbiamo ri riorganizzato e ristrutturato diciamo, l'erogazione, le modalità di erogazione di queste nuove edizioni.
Questa è la prima di ulteriori edizioni, abbiamo l'obiettivo di coinvolgere 3.000 partecipanti. Abbiamo grandi richieste di partecipazione già e invitiamo tutti naturalmente a concludere il percorso e a portarlo avanti fino alla fine, secondo le indicazioni che adesso vi racconteranno i colleghi che seguiranno. Questo è il programma della giornata che avete visto anche su NTPI. Io do direttamente la parola quindi a Patrizia perché poi introduca gli altri relatori. E ci vediamo alla fine, Allora, naturalmente. Vai, vediamo Patrizia. alla fine e vi introduco allora subito Riccardo Squizzato di AICA che vi parlerà in particolare del percorso di assessment e di formazione, quali sono le indicazioni operative per aderire al percorso. Riccardo, ci sei? Se ti colleghi, attivi la webcam e il microfono, vediamo se ti sentiamo, come ti abbiamo sentito bene nel corso delle prove. Questo corso, come vi diceva Rosa, è stato già sperimentato. Esiste una piattaforma a cui collegarsi sia per fare l'assessment sia per fruire poi della formazione secondo i gap, appunto, che la fase di assessment avrà evidenziato. Adesso Riccardo, se riesce a collegarsi, ci racconterà meglio come autenticarsi, come fare per aderire al percorso. Riccardo, se attivi la ecco, ci sei, prova a parlare. Vediamo se ti sentiamo. Eccomi, sentite? Benissimo, sì. Perfetto. Oddio. Mi sentite? Ti sentiamo bene. Perfetto, no, Vai. benissimo. Allora, buongiorno benvenuto a tutti. In questo intervento sarà diviso in due parti, una parte in cui introdurrò EFOJob e i suoi contenuti in modo che possiate capire quali sono poi gli obiettivi specifici che questo syllabus si pone in termini di creazione appunto di cultura digitale. E la seconda parte, come è stato anticipato, dedicato al vostro processo, al processo di formazione, come funzionerà sia la parte di assessment che poi le parti successive. Quindi se andiamo avanti con le slide che non vedo. Ah, ecco. Bene, abbiamo dato il titolo a EFOJob, cultura digitale per il lavoro. Questa parola cultura è particolarmente è chiave per comprendere qual è il nostro approccio. Per comprendere meglio volevo un pochino fare alcune brevi riflessioni sui diversi tipi di competenza con cui noi abbiamo a che fare, perché competenza digitale è un termine molto vasto e quindi secondo dei punti di vista di ciascuno di noi il termine competenza digitale ha diciamo, valenze di tipo diverso. E sicuramente avrete sentito parlare delle competenze di cittadinanza digitale, di DigiComp, che questo per esempio è un approccio che riguarda le competenze di utilizzo soprattutto delle tecnologie digitali appunto per costruire quello che è il bagaglio minimo richiesto dalla cittadinanza digitale. Questo diciamo è il livello nella parte più bassa, oserei dire mandatory ormai per chiunque. Abbiamo invece nella parte più alta le competenze dei professionisti IT, che sono le competenze necessarie a tutte quelle persone che sviluppano i sistemi che noi tutti utilizziamo, che li progettano dalle architetture fino al modo in cui noi poi possiamo utilizzare queste applicazioni. Questo è regolamentato da una norma, che è la 16.234, cioè uno standard europeo con le relative competenze. Più comunemente va sotto il nome di ECF. Bene, rispetto a questi due. Riccardo, scusa, Sì.
Riccardo, scusa, ti volevo invitare a stare un po' più lontano dal microfono perché si sente un po'. Quindi se stai un po' più distante dal Va meglio microfono, così? così ti sentiamo meglio. Sì, molto. Va bene, grazie. Invece se veniamo a noi, noi ci andiamo a collocare in quell'area poi che è propedeutica con la cultura digitale all'e-leadership. Qui ho riportato un paio di definizioni dell'e-leadership, una dell'agenzia dell'AGID appunto, che dice sono capacità di utilizzare al meglio le tecnologie digitali all'interno di qualsiasi tipo di organizzazione di introdurre innovazione digitale. Quindi sfruttare le tecnologie per concretizzare l'innovazione digitale. Questo è molto importante, è un concetto che in F4Job c'è molto, questo collegamento tra le opportunità delle tecnologie e il fatto di concretizzarle all'interno della propria organizzazione, che sappiamo ognuno ha alcune caratteristiche che sono assolutamente specifiche, a maggior ragione nella pubblica amministrazione. E l'altro, ricordo la definizione di quello che è l'RTD, che come vedete ha competenze, ha questa triade, competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriale. Se consideriamo che l'informatica giuridica è la parte business sostanzialmente della pubblica amministrazione, questa visione è assolutamente allineata alla visione europea, dove l'e-leadership vede anche qui un triangolo che, come vedete, ha sul top le strategie di leadership, cioè sostanzialmente quelle manageriali, e poi si divide in questi due mondi, digital savvy e business savvy, cioè competenza di quelle che sono le tecnologie digitali e le competenze del business dove si opera. Quindi ci spostiamo proprio in un terreno che è ibrido per natura e deve avere al suo interno sia la parte tecnologica che è la parte di mission dell'organizzazione, della trasformazione digitale a luogo. Quindi questo è il triangolo virtuoso. Per fare questo noi abbiamo sviluppato un syllabus, qui ne vedete i primi due livelli, perché in realtà il syllabus ha tre livelli gerarchici, ma questo è sufficiente per capire, avere un primo impatto di quali sono gli argomenti che noi tocchiamo in questo cammino formativo. Come vedete sono 10 le categorie che poi corrisponderanno a 10 moduli che troverete nell'offerta formativa in e-learning che Mascali vi illustrerà per conto di Umana subito dopo di me. Queste 10 voci, senza entrare in uno specifico tecnico che il tempo non ci permette, però ve le scopro perché danno proprio l'idea della visione che F4Job ha del digitale. Partiamo da un primo modulo orientato alla consapevolezza, cioè essere consapevoli di cosa sta avvenendo in termini di opportunità e di cambiamento tecnologico ormai da parecchi anni, quindi un fenomeno consolidato. Un secondo modulo dove si cerca di ragionare come si può trasformare questa consapevolezza in una parte realizzativa, cioè poi come si fa a innovare nella propria organizzazione, qui viene usato il termine azienda, ma in termini molto più generali parliamo di qualunque tipo di organizzazione. Poi si parla ovviamente di project management, perché fare innovazione vuol dire fare progetti e quindi anche del concetto di agile, che è un concetto ormai largamente diffuso, perché abbiamo capito che fare progetti in un regime di trasformazione estremamente dinamico richiede anche un approccio che possa seguire le discontinuità che una dinamica dà, e quindi l'approccio agile ormai è entrato nella nostra cultura progettuale. E il quarto modulo è dedicato, è forse il più in voga, perché sappiamo che di dati parliamo tutti i giorni e sappiamo l'importanza che i dati ormai hanno sia a livello organizzativo, ma anche a livello economico, sono un valore, sono considerati il petrolio di questi anni, e quindi affronteremo e cerchiamo di capire temi come la business intelligence, i big data, gli open data e così via. Il quinto modulo è dedicato alla sicurezza, è inutile spendere parole sul fatto che la sicurezza sia una criticità, è un rischio che noi dobbiamo saper gestire, è un rischio anche particolarmente significativo, basta aprire i giornali per sapere, insomma,
a cosa dobbiamo far fronte in questa sfida, sia da un punto di vista individuale che aziendale. La user experience, che è ovviamente il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Poi gli ultimi modi sono dedicati a infrastruttura digitale, per capire i principi generali, la qualità, un approccio veloce sul coding e sul modo in cui, insomma, dobbiamo ragionare se vogliamo approcciare progetti di natura digitale. L'ultima parte è dedicata alle tecnologie che ispirano l'industria 4.0. E questo elenco che vi ho fatto vi potrebbe spaventare, vi voglio tranquillizzare ovviamente che il nostro obiettivo è creare uno strato base per tutti di cultura su questi argomenti. Quindi alla fine del percorso voi capirete prima di tutto il significato di queste parole, il senso delle opportunità e le possibilità della trasformazione digitale e costruirvi anche una visione di come potete essere parte attiva in questo processo di trasformazione. Rapidamente Aika mette a disposizione di questo corso un assessment di valutazione che vedremo rapidamente dove potete accedere, un corso di formazione in modalità e-learning realizzato da Umana e un test finale di valutazione delle competenze acquisite. Non è incluso in questo progetto, ma è disponibile sul mercato, ovviamente l'equivalente certificazione dato che riconosciuta da Accredia, dato che Aika si occupa ovviamente come sua mission anche di diffondere tramite la certificazione la cultura digitale. E un brevissimo accenno al fatto ovviamente che parte a integrare tutto questo, dovete sempre ovviamente ricordare che la PA ha sviluppato e l'ha sviluppato anche con la collaborazione di Aika un framework, un syllabus per le competenze digitali della PA con relativo assessment e ovviamente questo è un elemento di specificità della pubblica amministrazione che si va a integrare anche molte aree ovviamente di sovrapposizione con quello che farete nell'ambito di questo progetto, quindi assolutamente, siamo assolutamente propedeutici anche e in linea con quello che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sviluppato e sta mettendo in linea. Per quanto riguarda le attività di assessment e le successive attività, voi farete riferimento a un sito che è l'Aika Digital Academy, che vedete qui, vi verrà fornito credo tra oggi e domani le credenziali per fare login a questa Academy. Dentro questa Academy sceglierete, ma questo ovviamente vi verrà spiegato poi nel dettaglio da norme operative che vi verranno distribuite, il progetto RTD Agile 2, che è appunto il secondo che stiamo avviando, vi si aprirà questa pagina dove avete proprio un processo da seguire che comincia da l'autorizzazione per la privacy, e quindi darete l'autorizzazione per la privacy. Compilerete una parte anagrafica di tipo generico che permette di profilare la popolazione e quindi monitorare anche i risultati a beneficio ovviamente della amministrazione. Dopodiché potrete fare, vi si abiliteranno man mano quei box e potrete fare un assessment di entrata. Questo assessment di entrata di cui qui vedete una domanda tipo, anche se ho oscurato ovviamente i contenuti, è fatto di 40 domande da svolgere nel tempo di un'ora. Sono domande classiche, sono simili come concetto, come metodologia a quelle della certificazione, sono domande con scelte chiuse e sono 40, coprono tutto il syllabus che vi ho fatto vedere prima, purtroppo lo potete fare solo in una tranche unica, quindi non potete interrompere e riprenderlo, quindi fatelo solo nel momento in cui avete l'ora di tempo a disposizione e non siete interrotti. Alla fine le norme per farlo sono molto semplici per rispondere a queste 40 domande. Alla fine voi avrete, vedete,
un esito, qui scorrendo è possibile vedere l'esito di ciascuna domanda, sapere quelle che sono corrette, quelle che sono sbagliate, qual era la risposta corretta di quelle sbagliate, ma soprattutto tramite quel numeretto che vedete in testa alla domanda, 111112, voi identificherete quali sono le aree del syllabus, quindi il primo numero è il modulo, dove avete delle criticità di partenza e capirete soprattutto da che punto partirete. Questo è, diciamo, il senso di questo assessment, ovvero quello di darvi un'idea del vostro punto di partenza. A quel punto potrete accedere alla formazione e con queste indicazioni probabilmente mirare anche meglio l'effort, il vostro effort su ciascuno dei moduli. Spero che il problema audio non sia stato particolarmente, sia risolto e non ci siano stati altri problemi. Ovviamente per qualunque tipo di domanda, potete farla e vi darò risposta nel proseguo del webinar. Grazie. Allora, grazie mille Riccardo Squizzato, grazie. Adesso continuiamo a capire un po' quali saranno i contenuti del corso con l'intervento di Roberto Mascali di Umana, a cui chiedo di collegare webcam e microfono. Buongiorno a Sentiamo, tutti. ti vediamo Mi sicuramente. sentite? Ti sentiamo, Mi sì. sentite limpidamente? Buongiorno. Io cercherò, se sentite bene, procedo. Ottimo. Allora, il mio compito durante questo webinar è quello di introdurvi e raccontarvi le modalità di svolgimento del corso e-learning che si svolge da un punto di vista temporale, successivamente alla fase di assessment che vi ha raccontato Riccardo prima di me. E prima però consentitemi di ringraziare Agid per questo progetto comune, per il quale esprimiamo anche un pizzico di orgoglio perché riteniamo che sia veramente importante e siamo molto grati di essere stati coinvolti in questo percorso. Speriamo di mettere a disposizione questo prodotto a tutti voi e di effettivamente che possiate trarne un'utilità effettiva. Io adesso scendo un po' nel dettaglio del corso. Il corso che è appunto disponibile in e-learning, quindi fondamentalmente consultabile in qualsiasi momento attraverso il collegamento da sito, si svolge su 10 unità. Queste 10 unità non hanno come dire, una predisposizione cronologica o propedeutica l'una con l'altra. Abbiamo dato chiaramente una nostra interpretazione della sequenza che potete liberamente seguire o, in caso preferiate, partire da certi argomenti che siano di maggiore interesse per voi, anche in un certo senso modificare, perché i contenuti sono tutti immediatamente disponibili e navigabili. Diciamo che l'interpretazione che abbiamo dato noi e che seguirò nella descrizione, diciamo che fa riferimento a questa sequenzialità, a questa cadenza. Le prime due unità sono dedicate al tema di scenario, quindi legato a cos'è la trasformazione digitale, cosa sta avvenendo, cosa potrebbe avvenire, quindi sono delle unità più ampie e generaliste. Poi abbiamo un blocco che declina le tecnologie abilitanti sostanzialmente, quindi abbiamo il tema dei big data, della business intelligence, il tema della sicurezza digitale, il tema del cloud.
e il tema dell'interfaccia, della user experience. E poi abbiamo due blocchi interessanti che sono legati a due temi, legati sicuramente all'innovazione digitale, alla trasformazione digitale, ma al tempo stesso con alcuni elementi più connessi al tema della gestione di progetto, che sono legati appunto all'unità 3, al project management, e la 8 alla qualità, al WDNAF, all'approccio WDNAF. Infine, torniamo un po' allo scenario con le due ultime due unità legate al coding. Chiaramente non stiamo parlando di un'unità in cui si spiega come programmare, ma si spiega l'utilità della comprensione del linguaggio di programmazione in modo tale da calarlo nella realtà che viviamo tutti noi nella nostra attività lavorativa, che sia chiaramente nella pubblica amministrazione o anche in altri contesti. Infine, un tema più di scenario legato a Industria 4.0 e ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo. Da cosa è composto fondamentalmente ogni singola unità? Nel momento in cui voi andate a entrare in ogni singola unità, trovate quattro elementi che compongono il percorso di ogni singola unità. La prima visione, come potete immaginare, è una lezione frontale, anche se chiaramente in differita, quindi un esperto del settore racconta gli aspetti più importanti del tema trattato. Diciamo che l'approccio è concentrico, nel senso che non dovete vivere queste tre unità come necessariamente sequenziali. Diciamo che le tre unità affrontano lo stesso tema in maniera più ampia e poi sempre più concentrata, in modo tale da permettere a tutti voi di approfondire i temi di vostro interesse in maniera graduale ma efficace. Quindi il primo, come vi dicevo, visione, fa riferimento a una lezione frontale di un esperto, chiaramente, come dicevo, in differita. La seconda componente, che è consapevolezza, è invece un'animazione che riprende i concetti più importanti della prima unità e li sviluppa ulteriormente, mentre il terzo modulo, approfondimento, è un testo che ci siamo resi conto anche dalle esperienze precedenti, è particolarmente apprezzato proprio per fissare in maniera adeguata tutti i concetti che sono emersi dalla navigazione dell'unità. Alla fine trovate, nel momento in cui avete svolto tutte i tre moduli precedenti, avete la possibilità di accedere a un questionario che non va vissuto come un questionario di verifica, ma semplicemente di autovalutazione. Noi non verifichiamo semplicemente che siano, vi diamo una restituzione, diciamo, da un certo punto di vista, e verifichiamo che ci siano tre risposte esatte su cinque, ma non c'è nessun giudizio sulle domande. Servono semplicemente a capire se ci si è soffermati sui temi più rilevanti. Vedo però dalla chat che non si sente bene. Mi confermate? Roberto, ti chiediamo di disattivare la webcam perché forse Sì. prende troppa banda. Troppa banda e sentiamo l'audio intermittente, quindi ok. Va bene, adesso mi sentite meglio? Scusa Roberto, adesso non ti sentiamo. Sì, adesso Mi ti sentiamo sentite? meglio. Sì, prova a parlare in maniera continuativa. Sì, ti sentiamo meglio. Ok, allora rinunciamo alla webcam per Roberto Adesso mi Mascali a favore sentite? dell'audio, ok? Mi sentite? Sì, scusatemi, ma non capisco il perché dovrei avere una buona rete. Comunque, procedo. Dunque, come vi accennavo, ultimati questi tre livelli, avete la possibilità di accedere a un questionario, che va vissuto come un questionario
di autoverifica, non come un questionario che in un certo senso controlli il vostro avanzamento. È un elemento in più che vi mettiamo a disposizione per una vostra verifica di quanto ha preso nelle unità precedenti. Adesso una componente più operativa ma non meno importante, la registrazione. Voi riceverete un codice di registrazione, vi potete connettere al sito www.uforjob.it, cliccare sul tasto grigio che vedete nella slide registrati e effettuare il primo accesso. Ecco, questo è l'elemento più importante. Il primo accesso deve essere realizzato nell'area registrati del portale. Vi troverete davanti a questa schermata, inserite il codice di registrazione, inserite i dati. Ecco, la cosa importante è che in questa fase scegliete username e password che vi permetteranno di connettervi successivamente. Conseguentemente, chiaramente, per quanto si possa effettuare poi un recupero, vi raccomandiamo di ricordare le vostre credenziali di iscrizione, quindi la mail che sceglierete e la password che sceglierete. Successivamente, dal secondo accesso in poi, nella schermata troverete questa finestra nella quale potrete accedere con lo username e la password che avrete scelto, cioè email e password che avrete comunicato al sistema. Adesso in questa schermata vi condivido, intanto rispondo anche a una domanda che vedo, le slide immagino che saranno messe a disposizione. La schermata in cui vi troverete è questa, di conseguenza avete tutte le unità messe in ordine. Come vedete sul lato destro trovate la suddivisione che vi avevo citato precedentemente in visione, consapevolezza, approfondimento. Quando i tre moduli, visione, consapevolezza e approfondimento, sono al 100%, potete accedere anche al questionario di autovalutazione. Quindi, come vedete, per ogni modulo avrete una banda a scorrimento che vi riepiloga il punto a cui siete arrivati. Come vi dicevo, questa è una preview dei tre livelli a cui avrete accesso: visione, la lezione frontale, consapevolezza, l'animazione, approfondimento, il testo. Torno anche sul questionario di autovalutazione. Appunto, è un breve test, ripeto, non ha un valore di punteggio di qualsiasi forma, è semplicemente una possibilità di verificare quali concetti importanti potrebbero esserci sfuggiti e tornare indietro su quanto abbiamo già visionato. Ecco, questo è un tema importante, vi chiedo di fare attenzione perché è un tema sul quale molto spesso troviamo dei colleghi che effettuano il corso e hanno delle difficoltà. Quando se sospendete la sessione, uscite in maniera corretta utilizzando il tasto Esci in alto a destra dello schermo. Se non lo fate e staccate direttamente il browser, non avrete la possibilità di accedere immediatamente dopo, dovrete aspettare qualche minuto. È normale, basta aspettare qualche minuto e il sistema vi permette di nuovo l'accesso. Se invece uscite attraverso il tasto Esci, questo problema non sussiste. Ve lo segnalo perché c'è stato nella edizione pilota segnalato più volte. Mi avvio verso la conclusione, visto che il mio tempo va a scadere. Non è necessario ultimare l'unità in un'unica volta. Nel momento in cui si torna sullo schermo, sulla piattaforma, il sistema stesso ci proporrà di avviare il video dal punto in cui l'abbiamo lasciato. Infine, avrete sul sito troverete dei moduli online di assistenza con i quali potete porci i vostri quesiti di utilizzo. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso per la difficoltà di audio che ho rilevato, esserci stata in una certa fase fin tanto che non ho staccato la webcam.
Mi dispiace, spero comunque che i concetti più importanti siano stati effettivamente assorbiti. In Grazie ogni caso mille, rimando. grazie Roberto Mascali. Dopo che hai disattivato la webcam, ti abbiamo sentito bene, quindi i contenuti sono passati. Allora, adesso darei la parola a Caterina Vignato di Agid, che ci illustra i risultati dell'esperienza pilota, dell'esperienza precedente a questa. Caterina, prova a parlare. E devi attivare l'audio, non ti sentiamo. Prova a riattivare il microfono. Non ti sentiamo ancora. Allora, in Caterina, in questo alto. momento ce l'hai disattivato. Ecco. Ok. Ecco. Non ti sentiamo ancora? Il microfono e l'icona in alto a destra, a sinistra? Non ti sentiamo, Caterina. Quindi dovresti riattivare, come hai fatto per la webcam, anche l'icona del microfono lì vicino accanto, finché diventa verde. Attivato il microfono, allora Antonella, possiamo verificare che poi sia tutto a posto? Allora, lato nostro è tutto a posto. Il consiglio che do a Caterina è di provare velocemente ad uscire e rientrare nel sistema. Allora, nel frattempo, mentre Caterina entra ed esce dal sistema, non so se Rosa vuole rispondere a questa domanda di Paolo Camuti Borani, che ci chiede: l'ufficio formazione dell'amministrazione potrà vedere e verificare l'andamento della fruizione dei propri dipendenti? O Rosa o Riccardo, che sono intervenuti, se vogliono. Ecco Rosa. No, l'ufficio è solo un accesso individuale, quindi l'ufficio formazione non vede i risultati, non vede l'andamento dei singoli partecipanti, della propria amministrazione ovviamente, ma saranno eventualmente i partecipanti a comunicare Ad l'andamento, ecco, informare. quindi a informare, sì. Benissimo, Chiedo se ora mi grazie. sentite. Ok, tutto a posto, Ok, Caterina. Ok, allora ti era sentiamo. un classico intrecci. Allora, scusatemi, gli imprevisti, naturalmente le prove andavano tutte bene, poi quando al mio momento succede qualche imprevisto. Allora, noi abbiamo iniziato questa esperienza, sono Caterina Vignato dell'Agid, in particolare dell'Ufficio Progettazione Nazionale. Abbiamo iniziato questa esperienza di proposta di questo percorso in autoformazione alle amministrazioni con cui abbiamo rapporti e contatti istituzionali in un primo corso pilota proposto all'inizio di quest'anno e che ha visto una prima partecipazione di 130 partecipanti appartenenti a 45 amministrazioni diverse, una sola rappresentata all'amministrazione, una sola amministrazione centrale rappresentata dal Ministero della Cultura e 44 amministrazioni locali fra regioni rappresentate da regione, provincia autonoma e città metropolitane, comuni di piccole e medie dimensioni, oltre ai grandi comuni, oltre ad associazioni e unioni di comuni e comunità montane. La distribuzione geografica fra le regioni italiane e fra le amministrazioni locali contenute nel territorio regionale, ha visto una leggera concentrazione al centro, seguita da amministrazioni del sud e in misura minore da amministrazioni del nord, non per numero di amministrazioni partecipanti, ma per numero di partecipanti.
Questa prima edizione pilota, che è partita con un webinar analogo il 29 marzo ed è terminata il 30 maggio di quest'anno, ci ha fornito delle indicazioni utili per poter proseguire la nostra iniziativa con i corsi a regime. In particolare abbiamo innanzitutto valutato quale poteva essere il tempo congruo di conclusione del percorso formativo, stimato in 17 giorni. La fruizione dei moduli completamente, cioè con tutte le varie fasi di cui si compone ciascun modulo spiegato nel precedente intervento di Riccardo, di Roberto, poteva concludere nel giro di 15 ore, quindi la fruizione completa intendiamo la visione delle video lezioni, la lettura dei materiali di approfondimento e il completamento del test di fine modulo. Ma risultato molto importante, ancora più importante per noi, è stato quello di constatare che l'80% dei partecipanti ha terminato il corso nei tempi stabiliti. Questo grazie anche al supporto che è stato fornito loro, sia il supporto tecnico fornito da AICA e Umana e Formez per quanto riguarda i webinar di kick-off e di conclusivi e di intermedi, sia ma anche il lavoro che è stato fatto da Agid nel dare la disponibilità di informazioni e di supporto, anche di indicazioni utili che potevano richiedere i partecipanti stessi o attraverso gli uffici del responsabile per la transizione digitale. L'ingaggio infatti è avvenuto attraverso la comunicazione di questa iniziativa ai responsabili della transizione digitale delle amministrazioni centrali, regionali, provinciali, appartenenti alle città metropolitane e ai comuni delle città metropolitane. La edizione a regime, che vede proprio oggi il suo inizio, ha quindi visto il coinvolgimento di 473 partecipanti, ma abbiamo già constatato che abbiamo già leggermente superato questo numero. Il numero di conseguenza è triplicato rispetto alla versione pilota di questa iniziativa e il numero delle amministrazioni è anch'esso aumentato, non con la stessa proporzione, ma soprattutto ha visto il coinvolgimento di 7 amministrazioni centrali, non soltanto ministeri ma anche authority, Agenas, INPS e altri enti pubblici, e 48 amministrazioni locali, che in alcuni casi, nei casi delle amministrazioni più grandi, sono state le stesse coinvolte nel corso pilota, che hanno coinvolto altri dipendenti. Quindi l'iniziativa è uscita dall'ufficio della transizione digitale, dei responsabili per la transizione digitale, ma ha coinvolto altri enti e ha coinvolto, cosa anche molto importante per noi, anche piccoli comuni, in alcuni casi coinvolti dal ruolo di soggetto, in questo caso divulgatore delle regioni, che sono riusciti a raggiungere partecipanti dipendenti di piccoli comuni. Le informazioni e la divulgazione di questa iniziativa per noi avviene sia attraverso le comunicazioni dirette ai nostri responsabili per la transizione digitale, ma utilizziamo anche uno strumento dedicato per i responsabili che abbiamo messo in azione ormai da più di un anno, che è la community dei responsabili per la transizione digitale.
l'indirizzo della community è appunto retedigitale.gov.it, e per ora sono stati coinvolti attraverso inviti e anche coinvolgimento nella community tutti i responsabili per la transizione digitale delle regioni, province autonome, città metropolitane e comuni delle città metropolitane, ma naturalmente è già allargata ad altre tipologie di amministrazioni. Per far tesoro dei risultati e anche del materiale didattico che vogliamo rendere disponibili proprio per aumentare le competenze digitali della pubblica amministrazione, abbiamo dedicato all'interno di questa community una sotto-community sulle competenze digitali, dove intendiamo anche inserire la registrazione, non soltanto la registrazione di questo primo webinar di kick-off del corso regime, e anche dove troverete anche la registrazione dei webinar dedicati alla formazione che abbiamo direttamente organizzato come Agid insieme al Formez. Anche per quanto riguarda le modalità di ingaggio rimangono sia quella di contattare per chi è già in contatto i nostri referenti dell'Ufficio Progettazione Nazionale, sia anche quello di formulare questa richiesta di partecipazione alle future ormai edizioni del corso E4Job Introduzione alla Cultura Digitale alla casella postale appositamente creata formazione@agid.gov.it. Vi chiediamo solo la cortesia di mettere nell'oggetto il titolo del corso in maniera che possiamo individuare subito le vostre richieste. Per gli approfondimenti il nostro corso pilota, passo la parola alla dottoressa Maura Montironi che vi illustrerà insomma, il livello di gradimento di questo corso da parte dei nostri partecipanti al corso pilota, e soprattutto farà intervenire un nostro testimonial, cioè un partecipante appartenente a una pubblica amministrazione che ha partecipato nostra prima iniziativa. Lascio la parola a Maura. Grazie Caterina, buongiorno a tutti e benvenuti. Sì, io sono Maura Montironi e faccio parte della rete di referenti territoriali di Agid, in contatto con le amministrazioni locali in particolare. Dopo di me ci sarà la collega Viviana De Paola, che invece si occupa dei contatti con le pubbliche amministrazioni centrali. In particolare vi do alcuni feedback sulla fruizione del corso pilota da parte dei colleghi delle PA locali e centrali che hanno partecipato quindi nella primavera scorsa all'edizione precedente di questo corso. E in particolare abbiamo notato che generalmente abbiamo avuto feedback positivi da parte dei colleghi, in particolare delle PA locali, che ci hanno sottolineato come aspetti che hanno trovato più congrui, anche più comodi, la possibilità di fruire dei contenuti del corso in autonomia da remoto in base ai propri impegni professionali. Quindi abbiamo visto ad esempio che alcuni colleghi hanno preferito dividersi la fruizione dei learning object, quindi dei vari video, dei vari moduli del corso in e-learning in momenti diversi, altri invece hanno preferito concentrarli magari in orari dopo il lavoro o nei weekend. Quindi abbiamo massima, nell'ambito delle settimane previste del corso, avete la massima autonomia sul quando dedicarvi a questi momenti di formazione e di accrescimento delle vostre competenze. E ovviamente il questionario di assessment iniziale andrà realizzato come primo
come prima attività di questo corso. L'altro aspetto che ci hanno evidenziato è ovviamente la possibilità di rispolverare alcuni concetti e di acquisirne di nuovo e riapprofondirli. Questi spunti che vi sto fornendo, che trovate nella slide, ci sono stati proprio trasmessi via mail o comunicati in interventi in precedenti webinar dai colleghi, quindi ho ripreso anche le parole utilizzate dai vostri colleghi del pilota. Alcuni hanno apprezzato la distribuzione degli argomenti nell'ambito delle varie lezioni e l'equilibrio dei contenuti dei moduli formativi, in particolare fra i tre livelli di approfondimento che già il collega precedentemente ha evidenziato, quindi tra visione, consapevolezza e possibilità di svolgere approfondimenti sulle dispense che sono fornite per ogni learning object assieme alle video lezioni. E altri invece hanno evidenziato come aspetto positivo la gradevolezza delle video lezioni in termini di grafica, durata e di esposizione dei relatori, che come vedrete, pur entrando nel merito dei vari argomenti, utilizzano un linguaggio semplice e di facile fruizione. Quindi assolutamente il corso è fruibile da tutti i colleghi, qualunque sia il loro livello di approfondimento di competenze relativo al tema. Per quanto riguarda ulteriori riscontri raccolti, alla fine dell'edizione pilota abbiamo somministrato dei sondaggi durante il webinar finale di questo corso pilota. Intanto do il benvenuto all'ingegner Zizzari della Regione Puglia, che fra poco ci racconterà dal vivo l'esperienza realizzata. Lui ha partecipato proprio all'edizione pilota e, come vedete, anche durante il webinar ci hanno confermato che i contenuti sono stati ritenuti adeguati e esistivi dalla maggior parte dei partecipanti, che la fruizione è stata agevole anche per il questionario di assessment iniziale. Hanno riscontrato la possibilità di riutilizzare i concetti acquisiti nella loro attività lavorativa quotidiana, quindi gli è sembrata una proposta formativa coerente con i fabbisogni della loro organizzazione. Quindi il 97% dei colleghi che hanno partecipato all'edizione pilota ritenevano il corso utile da consigliarle ai colleghi. E infatti diversi partecipanti di amministrazioni che hanno preso parte al pilota poi hanno esteso, come il caso della Regione Puglia, di cui adesso ci verrà raccontata l'esperienza, o anche la Regione Sardegna, è stato esteso questo corso ai colleghi. Quindi, come vi dicevo, lascio la parola all'ingegnere Alessandro Zizzari della sezione Trasformazione Digitale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia per sentire dalla sua voce appunto una testimonianza sulla partecipazione al corso. Prego, Alessandro. Sì, buongiorno. Allora, mi sentite correttamente? Spero che l'audio arrivi correttamente perché purtroppo sono in una stanza che crea un po' di rimbombo. Cerco, spero che possa andare bene ugualmente. Allora sì, effettivamente sono tra le persone che, visto che Regione Puglia ha un accordo con Agid, proprio sulla parte di accompagnamento al digitale, siamo stati coinvolti all'inizio dell'anno, marzo se non ricordo male, effettivamente per fare questo pilota ed effettivamente mi ritrovo nei commenti riportati nella slide precedenti perché effettivamente il corso, diciamo, è molto ben bilanciato. Dalla mia vi racconto, diciamo, cioè, l'esperienza è stata molto positiva, tant'è che abbiamo coinvolto anche una struttura virtuale che abbiamo costruito in regione che si chiama RTD Diffuso. Adesso vi spiegherò meglio di che si parla, di cosa si tratta, proprio per cercare di aggiungere dei piccoli semi all'interno della nostra organizzazione, proprio nell'ottica di rendere più agevole la trasformazione digitale e la diffusione delle competenze. Sostanzialmente, noi come regione abbiamo fatto un'operazione di autoanalisi di cosa stava funzionando e non funzionando nell'ufficio RTD che inizialmente sino
all'inizio dell'anno corrente era presso un unico dipartimento, lo sviluppo economico. Ci siamo resi conto che in realtà il problema di una regione che è costituita da circa 10 dipartimenti e 4 strutture equiparate, è che avere un RTD in un dipartimento è un problema perché c'è sempre il problema del NIMBY visto al contrario, cioè il fatto che se qualcosa me lo dice lo sviluppo economico, io sono un altro dipartimento, mi interessa un po' poco. Quindi, a fronte di questa analisi, di autoanalisi, diciamo, sugli errori e sulle potenzialità che dovevamo esprimere come regione, sia internamente che verso il territorio, abbiamo fatto due operazioni. La prima, quella di spostare RTD presso una struttura, diciamo, in presidenza, quindi una struttura un po' più alta e non legata a un singolo dipartimento, e l'altra molto più innovativa, quella di chiedere a ogni singolo dipartimento di esprimere dei nominativi all'interno della propria organizzazione che potessero costituire i referenti per l'ufficio RTD. Quindi noi ci troviamo in questo momento ad avere un ufficio con un dirigente, logicamente, ma con circa 40 persone distribuite in ogni singolo dipartimento, struttura dirigenziale e struttura equiparata, oltre che all'interno della nostra in-house Innova Puglia, che è il braccio operativo, quella che poi ci supporta anche nella gestione dei sistemi. Questa struttura poi l'abbiamo aggiunto, diciamo, in ottica di tutti i dipendenti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri, giusto per fare una battuta in tipo Orwell, una struttura di raccordo, di coordinamento fatta sostanzialmente da chi era già inizialmente nel precedente ufficio RTD, ma che consente quindi di avere un'agilità maggiore nel raccordo a tutte quante le varie strutture. Quindi diciamo, abbiamo fatto un'operazione quindi a tre livelli, se vogliamo, proprio per diffondere in questo modo, per avere diciamo, una soluzione che non sia calata dall'alto ma che venga dal basso. E infatti anche nell'ottica dell'avere un piano di trasformazione digitale che sia il più aderente alle esigenze, stiamo scrivendo questo piano in maniera collaborativa. Quindi ogni singolo collega chiamato a far parte dell'RTD diffuso sta portando delle idee, delle esigenze e stiamo raccordando queste esigenze in un unico piano che andremo ad approvare entro la fine del prossimo anno. Sul corso che stiamo seguendo, diciamo, è sicuramente, torno a dire, interessante. Anche qui, proprio perché mi diverto a dire cosa è nell'eccellenza, cosa è più eccellente degli altri, io invito a portare particolare attenzione al modulo numero 8, quello del professor Squizzato, esclusivamente perché c'è una presa di coscienza di un cambio di paradigma nel utilizzo e rilascio degli applicativi per la pubblica amministrazione, nel senso che si parla banalmente del cambio tra l'approccio a zero difetti, cioè avere un software che sia impeccabile dovunque, verso un software che è più vicino a come siamo abituati anche nel mondo delle app, a che sia sufficientemente buono per essere utilizzato, ma che possa evolvere nel tempo. E questo è un cambio abbastanza epocale di approccio che trovate anche in tutti i nuovi appalti strategici che ha fatto Consip per la parte della pubblica amministrazione. Con questo concludo Grazie, e vi auguro buon lavoro. Alessandro. Grazie di questa testimonianza del richiamo all'approccio Good Enough e anche di questa testimonianza sulla scelta che Regione Puglia si è data per organizzare effettivamente non lasciare solo il responsabile della transizione digitale, ma quindi organizzare quella rete di competenze, risorse e professionalità necessarie per effettivamente procedere a una trasformazione digitale di tutto l'ente regionale. Tant'è che il codice dell'amministrazione digitale in effetti ci parla della costituzione di un ufficio per la transizione al digitale. Quindi io lo ringrazio tanto e vi invito quindi a partecipare al corso e
Chiamo nuovamente la nostra moderatrice Patrizia Schifano per passare la parola agli altri. Arrivederci a tutti. Grazie, grazie mille. Molto interessante anche la testimonianza e l'esposizione di Maura. Allora, io darei la parola a Viviana De Paola che ci racconta le competenze degli uffici per la transizione al digitale nella PA. Viviana, poi ti vorrei chiedere, anche se riesci a dare qualche risposta nella tua comunicazione a qualcuna di queste domande che sono arrivate in chat, che sono tutte relative alla possibilità di iscriversi eventualmente alla prossima edizione del corso. Grazie. Sì, grazie Patrizia, buongiorno a tutti e benvenuti. Innanzitutto parto magari dalla precisazione appunto di queste, ho letto tutte le varie domande che state scrivendo nella chat. Allora, giusto per fare un po' di chiarezza, a questo webinar stanno partecipando sia gli iscritti dell'attuale edizione di questo corso che inizia sostanzialmente da oggi e terminerà verso la fine di gennaio. Dopodiché, qui ed è aperto anche, diciamo, a tante altre persone che si sono iscritte a questo webinar, ma non sono contestualmente iscritte all'attuale edizione del corso e che possono assolutamente, una volta, insomma, interessate e quindi coinvolgendo l'ufficio del responsabile per la transizione al digitale della propria amministrazione e anche eventualmente il responsabile per la formazione, quindi l'ufficio dirigenziale, direzione organizzazione del personale, è possibile inviare un'email magari cumulativa con l'elenco di tutte le persone interessate dell'amministrazione, dei dipendenti della pubblica amministrazione interessati a questo corso, scrivendo nell'oggetto appunto introduzione alla cultura digitale e4job PA, con ovviamente il nome e cognome del partecipante al prossimo corso e l'indirizzo email, possibilmente entro questo mese. La casella di posta elettronica che dovrà ricevere questo elenco dei possibili eventuali iscritti per la prossima edizione è formazione@agid.gov.it. Quindi a questa edizione, come già anticipato dalle colleghe Vignato e Montironi, ci sono sia le pubbliche amministrazioni centrali, con le quali appunto ho personalmente insomma, un contatto con gli uffici RTD e con gli RTD, e invece diciamo, i colleghi dell'Ufficio Progettazione Nazionale, come ad esempio Mauro Montironi, per le pubbliche amministrazioni locali. Sempre con gli uffici appunto del responsabile transizione digitale e relativo responsabile per la transizione digitale. È un corso, continuo a leggere un po' le domande, cercherò di essere breve e rispondere perché capisco che questo è un webinar di diffusione di questo corso, ma anche insomma di dare specifiche indicazioni. Questo corso è fruibile sia, diciamo, in momenti lavorativi sia non, nel senso che essendo in modalità e-learning assolutamente se ne può fruire, diciamo, quando si ha modo e tempo. Sono 10 moduli, come è stato già specificato, e possibilmente, allora diciamo che non è che c'è bisogno anche di un placet del responsabile per la transizione digitale, però essendo nell'ambito dei progetti della progettualità, no, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, quindi della formazione che viene dedicata proprio alle amministrazioni e al supporto della realizzazione poi del piano triennale, c'è anche la formazione proprio specifica e responsabile per la transizione digitale, già come anticipava la collega Barrese all'inizio del webinar. Quindi è opportuno che l'elenco dei partecipanti sia effettivamente, diciamo, coordinato con il responsabile per la transizione digitale e anche l'ufficio dirigenziale del personale, organizzazione del personale. Immagino si senta bene, okay, l'audio è perfetto. Questo, insomma, sono le indicazioni. Qualora ci fossero altre domande, ovviamente siamo qui per rispondere. Come dicevo prima, appunto, il responsabile per la transizione digitale ormai è un po' di tempo che è stato istituito, è stato previsto dal codice dell'amministrazione digitale, l'articolo 17, e l'abbiamo sempre un po' visto, no, come, tra virgolette, un superman, un supereroe, perché effettivamente ha vari compiti precisati sia dal codice dell'amministrazione digitale, ma sia anche dalla circolare 3
del Ministro per la Pubblica Amministrazione 3-2018, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, allora il Ministro Buongiorno. Sostanzialmente è una figura che deve essere di coordinamento e deve essere soprattutto un unico ufficio dirigenziale in diretto collegamento con il vertice. Perché? Perché effettivamente va proprio a coordinare, pianificare, programmare tutte quelle attività e risultati che sono previsti dal piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione redatta dall'Agenzia per l'Italia Digitale. E che appunto aiuta proprio nel rispetto e nello sviluppo di tutti quei progetti che sono proprio le tematiche della trasformazione digitale, della transizione digitale. La nomina poi deve essere, diciamo, contestuale delle RTD nel momento in cui viene delineato appunto questo ufficio e deve essere indicato in IPA nell'indice delle pubbliche amministrazioni, sia deve essere registrato l'ufficio alla transizione digitale, sia proprio il responsabile per la transizione al digitale con i suoi contatti. Il responsabile per la transizione digitale può essere anche, non per forza diciamo un dirigente, ma può essere anche un funzionario con posizione apicale. L'importante è che possa essere o nominato, diciamo, soltanto per quell'amministrazione, oppure è possibile, ad esempio, per le pubbliche amministrazioni locali, quindi quelle più piccoline, di essere nominato un unico RTD per più amministrazioni, ad esempio unioni e consorzi di comuni, o anche previa convenzione. Questo RTD, questa figura dell'RTD ha varie competenze effettivamente, cioè competenze tecnologiche, informatiche, giuridiche e manageriali. Ecco perché è opportuno seguire i corsi di formazione che sono stati messi a disposizione dall'Agid, non soltanto in questo momento come introduzione alla cultura digitale, i 4 Job PA, ma anche tutta la serie di corsi di formazione messi a disposizione nella progettualità Agid, Formez, CRUI. Perché? Perché il responsabile per la transizione al digitale costituisce, può costituire per esempio dei tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti e può collaborare assolutamente con gli altri responsabili dell'amministrazione che vengono delineati, ad esempio il responsabile per la gestione documentale, il responsabile per la conservazione documentale, il responsabile per la protezione dei dati personali, il responsabile per la trasparenza e quindi la protezione appunto per la corruzione e l'anticorruzione e si occupa della sicurezza, quindi collabora insomma con vari profili. È per questo che bisogna avere effettivamente delle competenze trasversali per delineare, per affrontare diciamo tutte queste tematiche previste dalla normativa e dal piano triennale. Quindi ad esempio in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT, l'adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione dell'RTD con le altre figure di cui abbiamo già parlato, permettere alle persone con disabilità, quindi l'accessibilità agli strumenti informatici, promuovere l'accessibilità anche dei siti web, delle applicazioni mobili, pubblicando annualmente la dichiarazione di accessibilità sia per i siti web che per le applicazioni mobili. Quindi ci sono effettivamente tantissime competenze che vanno appunto coordinate con queste competenze trasversali. Quindi rinnovo e suggerisco sempre di aderire a questa opportunità e di completare assolutamente tutto il percorso formativo, perché i corsi hanno una capacità, diciamo, sono a numero chiuso, quindi di volta in volta verranno iscritte le persone e lo sapranno perché appunto viene a seguito, diciamo, dell'iscrizione verrà comunicato il codice anche per accedere, come veniva specificato prima anche da Riccardo e da Roberto, e quindi lo saprete assolutamente se siete iscritti. Nel frattempo che appunto parlo, rispondo anche alle domande che vedo qui nella chat che scrivete.
Al momento, quanti uffici di transizione al digitale? Abbiamo due possibilità di visionare questi dati, uno appunto sull'indice PA, il portale proprio dati e statistiche dove ci sono gli open data, tanto che appunto l'agenzia comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica, diciamo, il numero appunto degli uffici per la transizione registrati. Al momento sono più di 16.000, 16.353 per l'esattezza, di cui per le pubbliche amministrazioni centrali 1.326 e per le pubbliche amministrazioni locali 15.029. Sono dati attuali appunto a novembre. Leggo anche un'altra domanda: se l'RTD non ha ancora comunicato le iscrizioni, immagino non ci sia più possibilità per iscrivere. Allora, abbiamo detto che ci sono altre sessioni, assolutamente, quindi ripeto, questo webinar è dedicato sia a quelli che già si sono iscritti all'attuale corso, sia a quelli che vorranno iscriversi. Ci saranno successive edizioni. Per la seconda edizione suggeriamo di scrivere alla casella formazione chiocciolagid.gov.it specificando proprio nell'oggetto introduzione alla cultura digitale e4job PA e mandando l'elenco possibilmente, facendo inviare l'elenco possibilmente dall'ufficio del responsabile per la transizione al digitale e eventualmente dal dirigente per l'organizzazione, quindi responsabile per la formazione, in modo tale che ci sia proprio un coordinamento per queste figure. Verrà rilasciato poi alla fine del corso un attestato di partecipazione al corso. Prima e dopo del corso c'è un assessment che è un'autovalutazione sostanzialmente delle proprie competenze, anche per verificare proprio, diciamo personalmente, qual è il livello da cui si parte e il livello al quale si arriva. Chi già è iscritto a questo corso, abbiamo preso contatti io per le pubbliche amministrazioni centrali e i colleghi dell'Ufficio Progettazione Nazionale con le pubbliche amministrazioni locali, già sono iscritti e quindi non devono iscriversi una seconda volta per la successiva edizione, ma solo chi al momento non è ancora iscritto. Per cui importante è diffondere questa informazione, le informazioni avute, ricevute da questo webinar all'interno della propria amministrazione con il responsabile per la formazione, quindi il dirigente dell'ufficio organizzazione e il responsabile per la transizione al digitale del relativo ufficio per la transizione al digitale. Dunque, mi sembra che siano tutte le domande. No, allora Caterina Magenta, chi è già iscritto a questo corso? Allora, il webinar era l'iscrizione al webinar. Al di là del webinar c'è proprio un'iscrizione specifica al corso. Se lei è già iscritta al corso che partirà adesso e che terminerà a gennaio, non bisogna iscriversi di nuovo, altrimenti bisogna iscriversi nelle modalità che abbiamo detto già prima. Bisogna appunto comunicare all'RTD di questa iniziativa e dell'esistenza del corso. Su e4job è possibile visionare appunto un breve video di presentazione, altrimenti potete scrivere comunque alla casella formazione chiocciola agid.gov.it e vi daremo le altre informazioni. Ho terminato, il tempo è terminato. Credo di aver risposto a tutte le domande. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie mille a Viviana De Paola. Sì, abbiamo risposto a quasi tutte le domande, abbiamo stabilito questa modalità per cui rispondiamo direttamente in chat e questo fa guadagnare un po' di tempo alle due comunicazioni successive, che poi sono anche le considerazioni complessive finali rispetto a questa iniziativa che sono affidate a Franco Patini di AICA e a Rosa Maria Barrese di Agid. Chi si vuole collegare per primo? Forse Franco. Sì, Franco. Ecco, Franco, ti vediamo. Vediamo se provi a parlare, vediamo, non ti sentiamo, quindi dovresti attivare il microfono. Lo vedi attivo il microfono nella barra in alto a sinistra? Lo vedi verde, sì. È attivo, È Patrizia, sì. attivo. Allora, Franco, ti consigliamo, come al solito, di uscire e rientrare.
che probabilmente è un problema di collegamento complessivo. Quindi se esci e rientri, noi ti aspettiamo. Nel frattempo, Rosa. Sì, nel frattempo, se possiamo vedere le mie slide, io volevo... Comunico che anche, c'è anche il professor Adorni collegato. Ah, perfetto, adesso quindi... Ok, sì. Sì, volevo comunque avvisare solo di una cosa, che c'è una guida al corso che viene messa a disposizione proprio su Eventi PA. Quindi la vedrete, è un file PDF, la potete scaricare, eventualmente possiamo anche mandarvela dall'indirizzo, come dicevo, formazione@agile.gov.it, però insomma la trovate facilmente scaricabile proprio su Eventi PA, cioè sulla pagina dedicata a questo webinar. Sì, adesso mi spengo subito, così diamo la parola. Allora, vediamo se questa volta con questo collegamento siamo più fortunati con l'audio. Franco, provi a parlare. Noi non ti sentiamo così, ti vediamo ma non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Allora, mentre Franco prova diciamo a collegarsi meglio, io farei fare un saluto alla Giovanni Adorni, al prof che è riuscito a collegarsi adesso. Se è possibile collegarsi con Giovanni Adorni, che ci fa il saluto, che diventa finale invece che iniziale. Un saluto verso la fine, se riesce a collegarsi. Altrimenti, visto che non abbiamo neanche questo collegamento, ripasso la parola a Rosa. Rosa, così vediamo queste slide e poi andiamo avanti con i collegamenti successivi. Sì, allora, dicevamo, noi, la nostra richiesta è di passare attraverso i responsabili della transizione digitale e quindi, se possibile, farci inviare i nominativi delle persone che dovranno essere iscritte, che vorranno essere iscritte a questi corsi, farci inviare direttamente la mail dal responsabile della transizione digitale. Noi comunque rispondiamo a tutti. Abbiamo molte richieste, quindi chiediamo, naturalmente chiederemo anche di stabilire delle priorità, nel senso che non possiamo mettere tutte le iscrizioni di una 100 iscrizioni di un'amministrazione in un'unica edizione, ma dovremmo suddividerle all'interno delle diverse edizioni. Prioritariamente questi corsi, come dicevamo, proprio perché, noi lavoriamo, il nostro obiettivo è lavorare per la formazione dei responsabili della transizione digitale e per il personale dei loro uffici, come obiettivo prioritario, ma naturalmente possiamo aprire anche ad altri dipendenti dell'amministrazione. Dicevo, come abbiamo bisogno di avere quindi questo elenco in ordine di priorità, ma comunque ecco, pensiamo di organizzare ulteriori 4-5 edizioni che completeremo entro fine giugno del 2022. Sono edizioni che accoglieranno circa 500 iscritti a edizione, quindi contiamo di raggiungere una platea di 3.000 persone alla fine di questi corsi. Ciascuna edizione dura 6 settimane. Non possiamo, abbiamo difficoltà a fare proroghe proprio perché dobbiamo gestire questi numeri, che sono numeri piuttosto importanti. La terza edizione l'abbiamo chiamato prima edizione pilota, questa attuale si chiama seconda edizione. La terza edizione partirà a gennaio ed avrà una durata anche questa di 6 settimane. In questo momento non abbiamo ancora definito la data, ma partirà ai primi di gennaio. Come vi dicevo, c'è una guida all'uso disponibile su Eventi PA, una guida in PDF che spiega chiaramente quali sono i passi
da compiere sia per effettuare il percorso di autovalutazione, di assessment sulla piattaforma di AICA, sia quali sono i passi per iscriversi al corso e-learning successivamente all'autovalutazione, sia quelli per ritornare ad una autovalutazione finale. Non so se Franco riesce a parlare adesso. Sono collegato, Franco? mi sentite? Ok, sì, Mi prego. Sì, ti sentiamo. Sì, vai, vai sentite? pure. Davvero? Non ci Sì, posso sì. credere, tutta la mattina. Va bene, ottimo, grazie. Rosa, mi dispiace interromperti, comunque sarò brevissimo. Intanto, vabbè, vi porto i saluti del presidente, che peraltro non erano soltanto dei saluti, ma una manifestazione di gratitudine e di soddisfazione per AICA per partecipare a questo progetto che si sta, almeno in queste fasi iniziali, si sta rivelando molto più, come dire, stimolante e interessante delle più rosee previsioni. Leggo anche dalle chat che si interessa a partecipare, non può che farmi piacere. Noi da molto tempo ci occupiamo ovviamente di competenze digitali e ci siamo convinti negli ultimi tempi che fosse necessario e non esistesse nell'offerta comunemente accessibile, fosse necessario fare cultura sulla trasformazione digitale, cioè veramente sollevarsi dal livello dell'applicazione funzionale degli strumenti digitali, per l'amor di Dio, fondamentali, poi alla fine quello è l'aspetto fondamentale per impattare sul lavoro di tutti i giorni, ma cercare comunque di dare una visione di insieme al fenomeno digitale, perché la comunicazione, specialmente insomma, in questi tempi che stiamo vivendo, sul fenomeno digitale è enorme, non voglio dire ridondante o eccessiva, ma sicuramente ce n'è una quantità gigantesca, diciamo, di comunicazione che sollecita l'acquisizione di competenze digitali al punto da farci pensare che uno strumento semplice, leggero, che desse una vista d'insieme, che desse una consapevolezza culturale alla trasformazione digitale fosse necessario. Ci abbiamo creduto, l'abbiamo realizzato. E ci aspettiamo che poi come dire, sarebbe il successo migliore di questo strumento e del vostro sforzo, cioè dello sforzo di coloro che si avvicinano a questo strumento e fanno il percorso, il risultato migliore è se questo strumento aiuta nell'orientamento. L'orientamento cosa significa? Significa che ciascuno nel proprio contesto deve fare poi un percorso di acquisizione di competenze digitali, stavolta sì di tipo strumentale, operativo, efficace nell'ambito del proprio ambito lavorativo, fatta attraverso acquisizione di moduli e di formazione, che però con lo strumento di orientamento che speriamo che vi stiamo proponendo, è molto più efficace, molto più mirata e lasciatemi dire anche molto meno dispersiva. Perché oggi c'è un'offerta di competenze digitali spaventosa e crescerà nei prossimi tempi, anche grazie ai fenomeni che stanno accadendo. Mi riferisco in particolare al PNRR che mette molte risorse sulla formazione digitale. Quindi si sta generando, come dire, un'offerta estremamente capillare, di grandissima ampiezza e vastità, per cui il singolo magari non è tanto che ha difficoltà a orientarsi su quali sono poi i moduli che operativamente gli servono, però rischia di avere delle inefficienze e delle dispersioni o fare degli sforzi non del tutto utili ai suoi fini lavorativi, e che sarebbe un peccato. Poi sappiamo che la capacità, specialmente col passare degli anni, di fare formazione, insomma, mette a dura prova perché è una cosa molto impegnativa. Quindi l'orientamento a quali sono i temi da approfondire per noi è fondamentale. L'esempio, poi, per far capire meglio questo concetto che sto cercando di trasmettere,
è facile con voi perché l'esempio nell'ambito dei pubblici dipendenti in termini di competenze specifiche di ambito assolutamente necessarie è quello del sillabo per la PA fatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, licenziato un paio di anni fa, è sul portale, deve passare attraverso fasi di assessment sulla capacità e le competenze dei dipendenti pubblici su quel sillabo. Quel sillabo sono effettivamente tutte le tecnologie digitali che un dipendente pubblico deve conoscere nel proprio specifico, dallo SPID, a PagoPA, che cos'è il cloud e così via. Ebbene, noi abbiamo partecipato alla realizzazione di quel sillabo e abbiamo cercato di mettere dentro il sillabo per la PA anche gli aspetti di cultura generale. L'operazione è riuscita soltanto in parte, nel senso che dai nostri interlocutori, peraltro i responsabili del progetto del sillabo della PA, ci è stato fatto osservare che il sillabo nel suo complesso, se l'avessimo caricato di tutti gli aspetti culturali della trasformazione digitale sarebbe risultato probabilmente troppo pesante, quindi ne sono stati messi a bordo solo una parte, solo gli aspetti essenziali. Per farvi capire, un 30% circa di effort job lo ritrovate nel sillabo per la PA. A questo punto, visto che le cose sono andate in questo modo, abbiamo appunto pensato di fare un percorso formativo di cultura generale e di visione d'insieme della trasformazione digitale che poi si dovrebbe approfondire col sillabo della PA che porta invece a conoscenza di tutti gli strumenti specifici. Spero di essermi spiegato. Insomma, il Effort Job è un quadro complessivo di visione d'insieme. Il sillabo della PA è un approfondimento, una verticalizzazione, un'acquisizione molto specifica di tutte le competenze digitali specifiche che il pubblico dipendente deve avere. Quindi il percorso deve essere fatto di questi due elementi a nostro avviso. Cominciate con il ForJob e proseguirete poi col sillabo della PA. Per chiudere, solo una battuta di tipo operativo, perché ho letto tante cose, ho visto tante osservazioni. Allora, i momenti di verifica del percorso saranno tre più, ma non previsto per motivi organizzativi in questo percorso, più c'è la certificazione individuale. I tre momenti di verifica sono l'assessment prima di iniziare il corso, che dà un'indicazione a ciascun candidato di quali sono le parti che conosce meglio o quelle che conosce peggio o per niente e deve quindi approfondire con lo studio. Il secondo momento di verifica è all'interno del percorso di studio, con delle domande alla fine di ogni capitolo che verificano l'apprendimento specifico di quel capitolo. Terzo momento di verifica finale, in questo progetto, così come l'abbiamo concepito, è il test di autovalutazione, che non è lo stesso assessment che fate all'inizio, è un test di autovalutazione che simula il test di certificazione, che non è previsto in questo percorso, ma che poi individualmente vi si può accedere. Quindi tre momenti: assessment iniziale, verifica intermedia durante lo studio, test di autovalutazione, che è praticamente una simulazione dell'esame di certificazione vero e proprio. Questo test di autovalutazione è quello che conclude il percorso. Ho pure sforato di qualcosa, vi chiedo scusa e vi ringrazio. Grazie, grazie Franco, è stato molto chiaro allora tutto il percorso. Io vi ricordo che sulla pagina di Eventi PA a cui vi siete iscritti potrete trovare tutte queste informazioni, potrete trovare le linee guida e anche tutto quello che è stato detto stamattina per chi vorrà iscriversi alle prossime edizioni del corso. Io vi ringrazio e vi do appuntamento allora al prossimo webinar intermedio per coloro che fanno parte appunto degli iscritti a questa edizione del percorso E4Job PA.
Le domande sono state, diciamo, più o meno tutte base, è rimasta quella che ho visto così al volo, se questo corso è dedicato solo a RTD o ad altri. Io, Rosa, direi che possono seguire anche altri, oltre agli RTD, se sono interessati. Quindi lascio a te, Rosa, i saluti finali e vi rimando alla pagina sempre di Eventi PA. Sì, io veramente ringrazio tutti. Dico a tutti che è una sfida che insieme stiamo intraprendendo, insieme da parte nostra che stiamo organizzando questo corso e anche da parte vostra. Appunto, abbiamo canali, avete canali per contattarci se ci fossero problemi. Diciamo che è una sfida anche individuale perché crediamo veramente che questi contenuti possono essere utili a tutti e naturalmente aspettiamo anche il vostro feedback e i vostri suggerimenti per migliorare successivamente in futuro i contenuti, il percorso e tutto, cioè accoglieremo tutti i suggerimenti che vorrete darci. Auguriamo a tutti buon lavoro. E alla prossima, ci vedremo probabilmente anzi, ci vedremo il 14 gennaio con il secondo webinar che sarà un webinar appunto un po' di monitoraggio in cui daremo più spazio anche a voi, alle vostre richieste, alle vostre istanze. L'ultimo webinar, il corso si conclude il 20, gennaio e ci prenderemo una decina di giorni per rielaborare i dati che saranno venuti fuori da questo corso. Questo corso quindi ha una durata un po' più lunga rispetto alle altre edizioni perché in mezzo ci sono le feste di Natale, invece le altre edizioni saranno solo di 6 settimane, come dicevo. E poi ci rivedremo quindi per la terza volta il 31 gennaio e in quell'occasione appunto faremo un'analisi critica dei dati e diciamo, di come è andata l'esperienza per voi che avete seguito questa edizione. Vi saluto, vi auguro buon lavoro, ringrazio voi e naturalmente ringrazio anche soprattutto Formez e Aika Umana che ci stanno aiutando e supportando con grande pazienza e con grande professionalità in questa avventura. Arrivederci.